è una sinusoide. Ha un picco massimo e uno minimo, un alto e un basso, un andamento regolare. Siamo circondati da onde sinusoidali nella nostra vita, anche qui in questa sala. Onde radio, luce, microonde, raggi X, raggi gamma. Quando parliamo di onde è inevitabile pensare al mare, perché la singola molecola d'acqua sale e scende da un livello medio per seguire l'andamento sinusoidale di ogni onda sul suo cammino. C'è poco da fare. La sinusoide esprime un senso di sicurezza, di tranquillità, di regolarità, proprio come il mare, quando è calmo. Ma attenzione, non sempre è così. A volte succede che il mare si ritiri, le onde si allontanano dalla riva e noi pensiamo, beh, meglio, cioè avremo una spiaggia più grande. Eppure la realtà ci appare nella sua drammaticità. All'orizzonte compare un'onda e diventa sempre più grande, si avvicina alla riva e travolge tutto. Ma era lo stesso mare tranquillo, regolare e sinusoidale di poco fa. Cosa è successo? È accaduto un evento singolare, una singolarità, a partire da quelle onde lente e apparentemente irrilevanti. Quello che è successo è che si è passati da una funzione costante, regolare, ad una funzione esponenziale. La funzione esponenziale all'inizio cresce molto lentamente, quasi impercettibilmente, ma da un certo punto in poi cresce molto rapidamente, tanto rapidamente da tendere verso l'infinito. E quando il valore numerico della funzione esponenziale tende all'infinito, parliamo di singolarità. Cerco di raccontarvelo con una leggenda. Si racconta che l'imperatore della Cina volesse premiare l'inventore degli scacchi. O imperatore, dammi un chicco di riso per la prima casella, due per la seconda, quattro per la terza, e così via fino a ricoprire la scacchiera, raddoppiando ad ogni salto il numero di chicchi di riso della casella precedente. L'imperatore acconsentì, perché all'inizio il premio sembrava esiguo. Arrivati all'undicesima casella, l'imperatore si rese conto che neanche in un millennio avrebbe potuto onorare la sua promessa, perché il numero di chicchi di riso era aumentato esponenzialmente. E anche il genere umano si è evoluto a partire da 64 caselle, da un numero finito, da quei soli 5.000 antenati da cui discendiamo secondo la scienza. E come l'esponenziale anche noi tendiamo verso l'infinito, grazie a degli tsunami esponenziali, a delle onde anomale attivate dalla tecnologia. Ad esempio il controllo del fuoco, l'agricoltura, l'invenzione dei decimali. Certo, se i primi uomini tra quei 5.000 antenati che hanno dovuto macinare chilometri per trovare un partner oggi sapessero che ci basta uno swipe a destra seduti dal divano, scherzi a parte, è innegabile che una delle principali sfide del genere umano sia quella di vivere meglio. E infatti siamo l'unica specie che ha sempre cercato di estendere il proprio ambito di applicazione oltre i limiti di cervelli e corpi biologici. Dalla pergamena al download, dalle stelle al GPS. Oggi i robot dall'animo gentile possono aiutarci nella vita di tutti i giorni. Ridurre il numero di morti e feriti per incidenti stradali è una grande priorità. Vogliamo tutti vivere più a lungo e più in salute e soprattutto vogliamo perdere meno tempo in casa con le faccende domestiche. Abbiamo capito quindi che per vincere quella sfida, per migliorare la nostra vita, dobbiamo migliorare le macchine che ci circondano, cioè i computer. Ma come si migliora un computer? Lo si dota di intelligenza, che altro non è che la somma di tre abilità. Processare sempre più dati, sempre più velocemente, comprendere significati, contesti, interazioni nel mondo che ci circonda e migliorare nel tempo il modo in cui si apprende. In una parola, l'intelligenza artificiale. Ed ecco che se il dio dei soldati è un prode guerriero e il dio dei poveri è un padre generoso, il paradosso è che oggi anche gli scienziati creeranno la propria divinità, che è una macchina dall'intelligenza suprema, creata e forgiata dalle loro mani a nostra immagine e somiglianza. E questa è la svolta, simulare nei computer il funzionamento dei nostri neuroni. E infatti negli anni 90 le reti neurali erano la grande promessa, ma persero subito di interesse perché la tecnologia dei circuiti integrati non permetteva di realizzare reti neurali troppo complesse. Ma qui la miopia è evidente, perché abbiamo imparato che la fase iniziale di una funzione esponenziale è calma apparente.
gli scettici non hanno tenuto conto della legge di Moore, secondo cui il microprocessore, cioè il cuore di un computer, aumenta di potenza, raddoppia la sua potenza ogni 18 mesi. E oggi infatti abbiamo algoritmi sempre più sofisticati, ottimizzati, hardware progettato ad hoc per simulare il funzionamento dei neuroni e sistemi di feedback che migliorano in maniera ricorsiva il codice di programmazione. Siamo arrivati oggi al deep learning, quindi all'apprendimento profondo da parte delle macchine. Quello che sto dicendo è che abbiamo tra le mani un set di tecnologie che ci permettono di prevedere di non essere così tanto lontani dal momento della singolarità. Ma nel concreto, cos'è questa singolarità? Secondo Ray Kurzweil, è quel momento nel futuro in cui il progresso tecnologico accelera ben oltre le nostre capacità di comprensione e previsione. È quel momento in cui ci rendiamo conto che davanti non abbiamo una spiaggia più grande, ma uno tsunami in arrivo. E la natura di questo momento è tale per cui le competenze, le capacità umane si fonderanno e si confonderanno a quelle delle macchine. E infatti l'intelligenza artificiale, essendo legata alla legge di Moore e quindi allo sviluppo di circuiti integrati, raddoppierà la sua potenza in maniera esponenziale e il genere umano si troverà ad avere a che fare con delle macchine dalla complessità e dalla potenza di calcolo pari e poi superiore a quella del cervello umano. Questa è l'onda tipica della scienza, quella teorizzata nel modello dei paradigmi di Kuhn, secondo cui la scienza non avanza per stratificazioni successive di nuove idee, ma avanza per paradigmi esplosivi, esponenziali e rivoluzionari, dei nuovi modi di pensare. La singolarità è un'utopia? È una distopia? Non si sa ancora la risposta. Di sicuro è ineffabile, è imprevedibile, è incomprensibile, ci sembra impossibile, ma di sicuro è inevitabile. E allora le domande che ci dobbiamo porre in questo tempo che abbiamo a disposizione sono due. Quando arriverà la singolarità tecnologica? E vediamo quindi quali sono le sfide che l'intelligenza artificiale ha già vinto e quali invece deve ancora superare. Rendiamoci conto dello status quo. In primis, le macchine devono migliorare la distinzione tra gli oggetti. È una fragola o un edificio? Devono migliorare la comprensione dei contesti, perché ci sono una serie di Cadillac infilate nel deserto della Route 66. Devono capire anche il senso comune, come mai ci sono delle persone in fila. E poi c'è quello che è considerato il vero baluardo dell'intelligenza artificiale, il non plus ultra. L'avete letto? È una notizia di qualche giorno fa. La sapete? No? Creiamo suspense e ve la dico. Pilotare una sita da Salerno a Positano, quando le macchine riusciranno ad emulare e simulare l'intelligenza degli autisti, saremo molto vicini alla singolarità. Tornando seri, molto velocemente, invece, quali risultati abbiamo raggiunto? In campo medico, questo è il supercomputer Watson di IBM, che riesce ad effettuare diagnosi oncologiche molto precise, così come abbiamo anche altre macchine che possono anticipare, possono prevedere con 10 anni d'anticipo lo sviluppo dell'Alzheimer. Il grado di automazione alla guida, scherzi a parte, sta veramente migliorando, tant'è che praticamente ogni brand automobilistico è coinvolto in un certo modo in un progetto di intelligenza artificiale. E infatti Elon Musk dice che addirittura in futuro guidare sarà considerata un'attività illegale. Sappiamo benissimo che le macchine stanno padroneggiando le regole del gioco, imparando a batterci sempre più di frequente. Possono produrre e comporre musica classica originale, condurre orchestre. Addirittura possono replicare al millimetro la stessa tecnica pittorica di Rembrandt. L'esponenziale è esplosivo e nell'esplosione il tempismo è tutto. L'abbiamo visto stamattina, se vuoi cavalcare un'onda il tempo è cruciale. Perché se sali troppo presto probabilmente sarai solo e i pessimisti spegneranno qualsiasi entusiasmo e fondo per la ricerca. Se provi a salire troppo tardi, invece l'onda è troppo alta, è costoso e difficile salirvi, e chi è salito anche un attimo prima di te è sicuramente più avvantaggiato. Come fare a capire, quindi, quando avviene questa singolarità? Per capire se una tecnologia ha il potenziale di sfociare in un esponenziale, basta vedere se è collegata ad un'altra tecnologia che è più avanti di lei sulla curva dell'esponenziale, perché quello che succede è un effetto traino. Difatti l'intelligenza artificiale, essendo collegata, come abbiamo visto, alla legge di Moore, si poteva facilmente prevedere un inizio lento e poi un'esplosione repentina. E invece, dagli anni 90 anche fino oltre gli anni 2000, vi è stato un periodo in cui
questa tecnologia è stata ritenuta senza futuro, un periodo chiamato l'inverno dell'intelligenza artificiale. Andiamo alla seconda domanda: come possiamo prepararci a vivere in un mondo profondamente cambiato dalla tecnologia? Avete presente quegli enigmi, quelle domande, quali oggetti porteresti con te sull'isola deserta? La mia personale risposta, quello che io metterei nello zaino per il viaggio verso la singolarità, sono etica e competenza. Vediamo la prima. Ci stiamo affacciando all'epoca GNR, ok? Nanotecnologie, robotica, genetica. Con CRISPR, che è praticamente il Microsoft Word del DNA, editare il genoma umano è una cosa molto semplice. E che cos'è l'etica se non la capacità degli scienziati di non peccare di tracotanza quando mettono le mani sul DNA dell'uomo? Di non chiedersi solo come, ma soprattutto chi e perché debba reingegnerizzare l'uomo. Questa è una notizia vera, giuro, gli scienziati adesso hanno trovato il modo per riportare in vita i dinosauri, ma abbiamo 5 film che ci dicono che non è una buona idea. Nel 2029 riusciremo a simulare il cervello umano, ok? Sotto forma di codice di programmazione. E si stima che entro il 2050 riusciremo a simulare ogni singolo cervello umano esistente in quel momento al mondo. Quando gli scienziati saranno 1 milione di volte più intelligenti e agiranno 1 milione di volte più velocemente, un'ora sarà come un secolo. E sarà cruciale in quel momento avere un sistema etico, universale, crollabile e incrollabile e condiviso, perché esisteranno 3 tipologie di esseri. Le intelligenze artificiali, che se ne andranno in giro per il mondo ottimizzandolo, degli esseri ibridi, la human intelligence, umani con il cervello connesso alla rete, che invece risolvono quei problemi che richiedono sia potenza di calcolo, sia tratti umani, e gli esseri umani tradizionali, normali, diremmo noi, che hanno il compito di presidiare questo sistema etico, perché questi 3 esseri non potranno farsi la guerra, ma dovranno collaborare in maniera positiva e costruttiva. E passiamo alla competenza. Trump ha appena promesso di attivare la 6ª Forza Armata degli Stati Uniti, la Space Force. Ci stiamo preparando per abbandonare questo pianeta, la culla della nostra civiltà, proprio come gli animali abbandonarono l'acqua per approdare sulla terraferma. Ma a loro differenza abbiamo un bagaglio millenario di competenza, che è poi la prospettiva che mi interessa di più per il ruolo che ho in Ninja Academy. E quello che succede è come dopo l'elettrificazione della società, inizia adesso il processo di cognificazione, cioè aggiungiamo via via strati di intelligenza alle tecnologie esistenti. Chi guadagnerà di più in futuro saranno quelle persone che sapranno lavorare meglio con le intelligenze artificiali. Ora, il futuro ci riguarda tutti. E il dovere morale che ha l'intelligenza di ognuno di voi è di guardare queste discipline, se non tutte una, sceglietene una, studiatela, capitela, imparate i nomi dei pionieri, leggetene le pubblicazioni, parlatene con gli amici, sostenete la ricerca come potete, perché da queste discipline e dalle loro intersezioni che deriveranno gli indizi più precisi sul momento esatto della singolarità. Se guardiamo invece questa lista di professioni del futuro, mi stupisce quanto sia assente la parola manager, perché il futuro impone verbi come architettare, quantizzare, decentralizzare, conversare, enfatizzare. Perché? Perché si disegneranno mondi immersivi, si ingegnerizza il tocco, si proteggono dati, si allena la compassione. Okay? Se vi sembra strana questa lista di professioni, pensate anche che nell'epoca delle rockstar nessuno avrebbe mai immaginato che 60 anni dopo le vere rockstar sarebbero stati gli imprenditori del tech e i programmatori. È inevitabile quindi che certi mestieri, non solo quelli della rockstar, possano scomparire o diventare di nicchia, come questi qui, a favore di lavori non ripetitivi, relazionali, creativi, ma se non altro perché scompariranno molti oggetti d'uso comune ai quali siamo abituati. Le chiavi, il telecomando, il portafoglio, il francobollo, nessun computer mai più ci farà quella domanda odiosa. Hai dimenticato la password? Ce la metteranno negli occhi. Etica e competenza sono fondamentali, soprattutto se pensiamo ai nuovi esperimenti di vita civile,
da bravi animali politici quali siamo, già vediamo questi primi esperimenti. Il Sea Steading Institute, che è una think tank di ingegneri nautici, biologi marini, attivisti, ambientalisti, medici, artisti, sta progettando un ecosistema di nano-nazioni galleggianti. È un esperimento condotto da Peter Thiel e dal figlio del premio Nobel Friedman, dall'impronta fortemente libertaria, per testare nuove forme di vita civile in acque internazionali, apolitiche ed esentasse. Oppure NEOM, la futura zona franca sul Mar Rosso, voluta dal principe saudita Mohammed bin Salman, quindi immaginate la classica città del futuro, grattacieli, big data, AI e droni ovunque, wifi libero per tutti. E questo esperimento proviene dal primo paese che ha garantito un diritto di cittadinanza per la prima volta nella storia ad un androide. La scenografia di Blade Runner la iniziamo quindi a intravedere, anche se a macchia di leopardo. E quello che dice la tech evangelist Sage French è che lo sviluppo di queste nuove competenze, di questi nuovi spazi di vita, di queste tecnologie, debbano essere guidati dalle emozioni. Ed è curioso pensare al fatto che l'amigdala, la pietra, il primo strumento tecnologico dell'uomo, porti lo stesso nome di quella parte del cervello umano che ha il compito di gestire le emozioni. Quelle emozioni che ci hanno consentito di trasformarci, di evolverci in soggetti razionali, come dicono gli scienziati dell'evoluzione. Non dobbiamo fare l'errore, quando parliamo di tecnologia, di considerare solo l'aspetto tecnico, fisico, no? Il microchip, il circuito, questa tecnologia sempre blu, grigia, fredda. Non dobbiamo mai separare la tecnologia da quello che è il potenziale di realizzazione della vita umana che porta con sé. Cosa sarebbe stato Van Gogh senza la tecnologia della pittura? O Beethoven senza la tecnologia del pianoforte? O i dinosauri senza il telescopio antimeteorite? Si stima che nel 2025 ci saranno 3 miliardi di persone connesse in più alla digital economy, grazie alla progressiva riduzione del digital divide. Quindi 3 miliardi di persone pronte ad esprimere il proprio potenziale. È un potenziale enorme e non vedo l'ora di vederlo. Grazie.